Sì, oggi, a parte voglio leggere una cosa, in primis, vi leggo una cosa. Il Nord Stream Day, ragazzi, si terrà mercoledì 9. Coloro che aderiranno non dovranno entrare su Twitch per tutta la giornata, spettatori compresi. Quindi, ragazzi, mi raccomando, è molto importante, mi raccomando, vabbè, già ho detto io. L'unica eccezione sarà alle ore 16, dove gli streamer andranno in live per soli 5 minuti, leggendo il manifesto o lanciando un proprio messaggio inerente. Martedì alle 15 faremo una live collettiva con tutti gli streamer che supporteranno l'iniziativa. Potete tranquillamente andare in live in concomitanza con il collegamento da noi. Ognuno può fare la propria stream in modo da divulgare il più possibile l'iniziativa. Quando finirà la nostra live, osteremo un altro canale che avrà voglia di proseguire la live con degli ospiti, continuando a discutere col tema. Sto leggendo dal Cerbero, eh? Sarebbe ottimo proseguire in questo passaggio. Che cazzo vuol dire? Sarebbe ottimo proseguire in questo passaggio. Ok, perfetto, perfetto. Sempre martedì partirà anche l'hashtag su Twitter, No Stream Day, dove potrete dire la vostra sulla vicenda e o condividere il manifesto. Ragazzi, mi raccomando, seri, perché questa è un'iniziativa importante. Questa è un'iniziativa importante. Non ho fatto nessun coming out, anche se lo andremo a vedere, e mi ha risposto Mike Shusha in privato, che si dissocia. Se Mike mi dà l'ok, posso far vedere il messaggio. Anzi, pure se non mi dà l'ok, io lo faccio vedere uguale e me frega un cazzo. Non penso che Mike mi denuncerà. È questo. Gli ho scritto pure un messaggio privato che si dissocia. Non so se si vede. Ha scritto io pure. Mi dissocio io pure.